problema del fisco e della previdenza. Noi vogliamo segnalare questo stato comunque di malessere, poi capiamo che c'è crisi, però la crisi va incastrata insomma nei vari elementi. La reversibilità è un diritto, è una pensione di un lavoratore che ha lavorato per 40 anni e non può essere data al vedovo o alla vedova in base al reddito, per cui è una cosa assurda. Abbiamo in piazza con noi i segretari generali delle tre confederazioni, Susanna Camusso, Carmelo Barbagallo e Anna Maria Furlan. Abbiamo scelto questa piazza perché ci devono sentire da Palazzo Chigi, che è qua vicino. Nella vita quotidiana sosteniamo familiari fragili e i nostri giovani. Siamo a tutti gli effetti ammortizzatori sociali. Le nostre pensioni sono frutto del nostro lavoro. Si aboliscano i privilegi, a cominciare dalle rendite parlamentari. Sono in piazza per cercare di dare un futuro ai giovani e a garantire anche ai pensionati una vivibilità che non sia quella dei pochi euro al mese. Perché sono una pensionata a difesa dei nostri diritti. Non sono ricchi, il 40% riceve pensione al di sotto di 1000 euro e le più povere sono ancora una volta le donne. Siamo qui perché vogliamo rivendicare i nostri diritti, che sono sempre di più negati ai pensionati perché hanno continuamente fatto cassa con risorse dei pensionati. Siamo un po' preoccupati per i nostri figli, i nostri nipoti, quelli che verranno dopo di noi, perché le prospettive sono un po' disastrose. Là. Qualcuno si è inventato che bisognava togliere la reversibilità. Non sanno quello che dicono, sono pericolosi per sé e per il paese. Bisognerebbe mandarli a casa. La reversibilità è frutto di contributi di lavoratori che purtroppo sono morti e che hanno lasciato in eredità i contributi versati tutta una vita. Compagne e compagni, grazie di essere qua in tanti a sostenere la nostra battaglia di giustizia e di eguaglianza sociale. Voglio ricordare a tutti noi quel ragazzo di 28 anni, Giulio Regeni, un giovane sequestrato, torturato e ucciso in Egitto. Giulio vive in ognuno di noi, è uno dei tanti nostri figli e nipoti e noi non smetteremo di chiedere che sia fatta giustizia. La vostra lotta è la nostra, siamo insieme contro chi vuole dividere i giovani dagli anziani, gli occupati dai pensionati. Oggi dimostriamo che tutti insieme si può. Nessuno può fare la morale a noi, a chi come noi ogni mese paga le tasse, fa il proprio dovere. Siamo responsabili come lo siamo sempre stati nei momenti più difficili del paese. Non vogliamo essere cittadini di seconda classe. Usiamo una parte delle risorse risparmiate con il Salva Italia per costruire un fondo di solidarietà per i giovani. Solo così potremo uscire dalla crisi. A testa alta chiediamo a tutto il sindacato, al sindacato unitario nel suo insieme, di proseguire insieme a noi la mobilitazione in tutte le piazze d'Italia e certo, se sarà necessario, anche con quel vecchio logoro strumento che si chiama sciopero generale.